Arianna Errante è la marketing manager di Zini. Zini, azienda italiana che compie quest'anno 65 anni, quindi siamo ad Host per fargli gli auguri. Grazie mille, grazie e buongiorno a tutti. Grazie Arianna. Allora, che cosa state presentando, quali novità state presentando ad Host? Zini, vabbè, chiaramente la conosciamo tutti, però facci un po' una panoramica. Certo, beh, ci presentiamo innanzitutto con un grande sorriso, un sorriso della ripartenza che ci ha accompagnato anche negli anni più difficili di pandemia. E presentiamo per i nostri 65 anni i dolci sorrisi, quindi un'innovazione assoluta, perché grazie alla nostra tecnologia, alla nostra pasta ripiena, li abbiamo farciti con un dolce, quindi con un ricotta di pecora, fragoline e zenzero, per dare un'alternativa ai nostri clienti e consumatori finali dall'aperitivo al dolce. Quindi perfetto, quindi un dolce a forma di raviolo, una novità. A forma di sorriso, quindi diciamo che continua un po' il nostro percorso sul nuovo brand, la cui icona è rappresentata proprio da un sorriso, da una curva che rappresenta il sorriso. Quali sono anche gli altri prodotti della vostra gamma? Allora, sicuramente è una collezione di pasta ripiena, pasta fresca surgelata, quindi il nostro core business è quello. Presentiamo ancora in questa edizione gli gnocchi 100% vegetali, quindi per seguire il trend dell'healthy molto richiesto dai nostri consumatori, ma presentiamo soprattutto un progetto di filiera integrata, chilometro zero, Senatore Cappelli. Abbiamo presentato in questa edizione una gamma di prodotti, quindi gnocchetti e linguine a chilometro zero, proprio seminati alle spalle della nostra azienda, e abbiamo riconfermato l'investimento per il 2022, quindi come diciamo buon auspicio anche per il nuovo anno. Questo sicuramente, quindi parliamo anche di sostenibilità in qualche modo, essendo a chilometro zero. Assolutamente sì, nel senso che la CSR è un pilastro fondamentale della nostra azienda. Non a caso siamo alla seconda edizione del bilancio di responsabilità sociale d'impresa. È sicuramente un valore portante dell'azienda, della famiglia, che tutti i giorni perseguiamo. Quindi sicuramente questo progetto di chilometro zero continua un po' il trend della nostra responsabilità. Quindi insomma, qualità, positività ed ottimismo finalmente per un futuro sicuramente un po' più roseo e in presenza. Host, come sta andando? Sta andando molto bene, siamo contenti. Sarò ripetitiva, ma è oltre le aspettative, quindi è assolutamente positivo. E speriamo che sia appunto un trend in continua evoluzione. Arianna, un'ultimissima domanda. Voi esportate? Assolutamente sì, abbiamo una quota export importante, vale ormai il 65% rispetto al fatturato totale, e quindi ci ha permesso anche negli anni diciamo di pandemia e di arresto di continuare comunque sia una stabilità, di dare continuità al business. Qual è il target tipo dei vostri clienti? Ma sicuramente gli gnocchi sono il core business della nostra azienda, quindi è il prodotto di punta. Dopodiché c'è tutta la parte di pasta ripiena, che è sicuramente quella della tradizione italiana, che viene percepito molto bene all'estero come valore aggiunto. Ecco, l'italianità, la garanzia comunque di una, come dire, di una storia da raccontare tutta italiana. Sicuramente, ma i vostri clienti tipo chi sono? GDO, grande ristorazione? Allora, il nostro cliente target è il food service oggi, quindi è quello che sicuramente muove le quote più alte del nostro business. Dopodiché abbiamo un grande investimento sul ramo retail e partiremo a brevissimo un'anticipazione con l'e-commerce, e quindi speriamo di portare sulla tavola degli italiani i nostri prodotti direttamente dall'azienda al consumatore finale. Quindi oltre al dolce sorriso, tantissime novità ad Host. Grazie Arianna e grazie a Zini. Grazie mille a voi, buon proseguimento.